Questo grido di vittoria ha attraversato i secoli. Gesù è veramente risorto. Nel momento più solenne della messa, dopo la consacrazione, i fedeli dicono: annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. E quale miglior luogo che questa piazza della Basilica di San Francesco per proclamare ancora che Gesù è veramente risorto. La Pasqua è una festa per tutti, per buoni e cattivi, un po' come il Natale. Si rallegrano un po' tutti, c'è un'occasione di passare qualche momento in amicizia, in familiarità. È un tempo che il Signore risorto ha regalato a tutti, giusti e ingiusti. Però di questa Pasqua si perde il meglio, questo annuncio che è vero perché Gesù è veramente risorto e va proclamato a tutti, a cominciare da chi non crede. Non ci credi? Fa niente, è risorto lo stesso. Non è la tua fede o non fede, il tuo credere o non credere, è risorto. Potrei passare con te ore per convincerti che è risorto e che un giorno non lo rivedremo. Ma se non vuoi credere, non posso fare nulla. Ma perché non credere a questa meravigliosa e vera notizia? Che significa? Significa che la nostra vita non è una casualità evoluzionistica, significa che sopra noi abbiamo un creatore che è anche padre, significa che anche noi risorgeremo. Che bella notizia! Ma questa notizia vale anche per le varie religioni che non ci credono. Oggi si fanno i salti mortali per mettere insieme ebrei, islamici e cristiani. Che fatica! Come convincere gli ebrei che quello che credono è un falso messia, perché loro credono che Gesù sia uno di tanti falsi messia, è in realtà risorto ed è il figlio di Dio. Dice San Paolo che solo un prodigio di Dio farà cadere questa cataratta dagli occhi degli ebrei e finalmente si convertiranno. Ma in quanto incontro amici ebrei mi sento quasi di inchinarmi, sono la nostra radice, ma ancora non comprendono che quel messia profetizzato dai loro profeti è veramente risorto, è il figlio di Dio, è veramente risorto. Proclamiamolo a 1,5 miliardi di islamici che nel Corano leggono che nemmeno è morto in croce, è scritto nella quinta sura del Corano. Recentemente è venuto Abdullah II, re di Giordania. Speriamo che i frati gli abbiano detto che quello che è scritto nel Corano è una menzogna. Gesù è veramente morto in croce ed è veramente risorto. Ma oggi certe cose si sottaciono per amore di una fratellanza che si ispira più alla rivoluzione francese che a quello che Gesù è venuto a portare, una vera fratellanza in Cristo, in Dio. È veramente risorto. Ma dobbiamo anche ricordarcelo tra noi che diciamo di credere, perché di questo annuncio non cogliamo le implicazioni, a cominciare dal fatto che è in mezzo a noi. Lui dov'è adesso? È in cielo, è scritto, e siede alla destra del Padre, aspettando solo che i suoi nemici siano posti a sgabello dei suoi piedi. Ebbene, vive e regna con il Padre e lo Spirito Santo, diciamo nella Santa Messa, ma a noi ci sembra che non regni,
qui regnano i potenti e i prepotenti della terra, ma lui regna. E se vogliamo leggere come regna, leggiamo il libro dell'Apocalisse, che è pur sempre parola di Dio. Vediamo Gesù in mezzo ai sette candelabri, alle sette chiese. Alcune le apprezza, altre le rimprovera. E allora Notre Dame, che succede? Il terremoto di Assisi, 4 vittime, l'abbazia di San Benedetto a Norcia, è rimasta solo la facciata. Perché? Perché il Signore castiga anche la sua chiesa. È scritto anzi che il giudizio di Dio, e ci siamo, comincia dalla casa di Dio. Vive e regna. Solo che quando c'è un terremoto, un attacco terroristico, uno tsunami, di tutto si pensa meno che di un Signore che dall'alto regna, regna per salvarci, regna per portarci nel suo regno beato. Ma facciamo come se fosse ininfluente. Beh, il laicismo, frutto della rivoluzione francese. E poi un'altra meravigliosa conseguenza di questo annuncio è che tornerà. Anche quello è un argomento assolutamente negletto dalla nostra Chiesa. Non se ne parla, se ne parla così poco, come se fosse in un futuro così futuribile che tanto non ci riguarda. Tornerà, e per chi lo vuole sapere, aggiungo una seconda bella notizia, torna presto, ormai ci sono tutti i segni di cui lui ha parlato. Ebbene, noi diciamo nella Santa Messa 3 volte che siamo in attesa della sua venuta, ma diciamo formalmente, non è vero, non l'aspettiamo, eppure Gesù ha detto, quando meno ve l'aspettate, io tornerò. È scritto, quando diranno pace e sicurezza, improvvisa verrà la rovina. Pace e sicurezza, questi grossi incontri per promuovere la pace, ma non la pace di Cristo, la pace è frutto di compromessi umani. Ebbene, tornerà, e torna presto. È scritto che beati quelli che aspettano con amore la sua venuta. Ma è anche scritto che tanti in quel giorno diranno: monti cadeteci addosso, colline copriteci, chi ci potrà sottrarre dall'ira dell'agnello? L'agnello, l'animale più mite, irato, eh sì, perché questo è l'altro volto di Gesù, di cui tanti addetti ai lavori, tanti religiosi non amano parlare. L'ira di un Dio su una terra che trabocca di male, in cui quel Dio è venuto in Cristo a soffrire e tuttora soffre con i suoi, con le persone perseguitate, con i poveracci, soffre, ma alla fine torna, e il giudizio sarà severo su quelli che hanno oltraggiato quell'amore. E un'ultima conseguenza di questa bella notizia, che è risorto, veramente risorgeremo anche noi. Lo diciamo, credo nella risurrezione dei morti, credo nella risurrezione della carne, ma in realtà appena si prospetta qualche male un po' serio, crolliamo, andiamo, cerchiamo i primari più bravi, cerchiamo questo nostro fratello asino, come Francesco chiamava il corpo, di preservarlo al massimo, ma ce ne avremo un altro di corpo. Il problema non è quello, questa pazza umanità che magari si arrovella, pensa, ma che fa, mi farò cremare o inumare dopo che muoio? Ma pensa a salvare la tua anima, che un giorno sarà rivestita di un corpo nuovo, col quale però potremo godere in un paradiso inimmaginabilmente bello o patire i tormenti dell'inferno con un corpo. È scritto, la Chiesa l'ha sempre creduto, il Vangelo dice chiaramente, dice il Signore: viene l'ora in cui i morti udranno la voce del Figlio dell'uomo, la sua voce. Tutti i morti, da Adamo fino all'ultimo che morirà, prima che lui ritorni, quelli che hanno operato bene risorgeranno in risurrezione di vita, vita eterna. E quale vita? Quelli che hanno operato male risorgeranno in risurrezione di condanna. Questo è il Vangelo eterno, e questa è la Pasqua. Ci vuole ricordare, sono
belle notizie, ma non per tutti, per quelli che aprono il cuore all'amore della verità che è Cristo, l'amore del Vangelo. È una gran bella notizia. In quei giorni tutti i conti torneranno. Quanti scandali! Quanti scandali! Ebbene, è scritto che per alcune persone i peccati vengono manifestati mentre vivono. E qui succedono scandali uno dopo l'altro. Per altri verranno manifestati alla fine, ma tutto verrà alla luce. Ebbene, quel desiderio di giustizia che in fondo in ognuno di noi sarà pagato. Ma è ancora il tempo della misericordia. E questa Pasqua, anziché essere una kermesse di compravendere, tante industrie dolciari ci fanno affari d'oro. Ebbene, che possa essere un appagamento spirituale, riappropriarci di questa bella, meravigliosa, affascinante notizia. È veramente risorto e tornerà. E aggiungo, e torna presto, ed è scritto che allora ogni ginocchio si piegherà in cielo, in terra e sottoterra, e ogni lingua proclamerà che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Alleluia!